Buonasera a tutti gli amici che ci seguono nel nostro programma sui canali social della web TV di Rete Solidale. C'è la possibilità di vedere anche in replica sul digitale terrestre, canale 71 TV Oggi Salerno, questa puntata. Oggi parleremo di politica. Il momento è anche un po' particolare con quello che sta succedendo al governo centrale, e parleremo con due amici, Rosa Egidio Masullo, che non ha bisogno di presentazioni, amica e io aggiungo opinionista della nostra puntata. Non esagerare, Antonello. E abbiamo invitato Nico Mazzeo, anche lui un ragazzo molto attivo nell'amministrazione comunale. Rosa, che comune hai lasciato e che comune hai trovato? Quello che ho lasciato me lo posso vagamente ricordare. Quello che ho trovato, non ho trovato, è quello che mi vivo da cittadina, diciamo. Non ho più frequentazioni, diciamo, di tipo istituzionale, quindi da tanti anni sono una cittadina come tanti altri, insomma, e quindi mi vivo la città come tale, insomma. E quello che ho lasciato, dunque, io la mia esperienza istituzionale la divido in due periodi. Una, quella nella quale ho fatto l'amministratore vero e proprio, perché ho fatto, diciamo, l'assessore. Ho visto una città, come dire, che non è riuscita a normalizzare alcun servizio, ma nello stesso tempo ha smarrito completamente una visione di città che noi definivamo comunità. Cioè, come dire, a noi piaceva ripeterci che lo sforzo che andavamo facendo era quello di costruire una comunità, anche attraverso il ridisegno urbanistico. Il tentativo era quello di costruire la comunità. Da cittadina, questo onestamente io non l'ho visto realizzato. Non mi sento tranquilla rispetto ai servizi, non mi sento, come dire, appagata rispetto al rapporto con la burocrazia. Non mi pare di vivere una città che si è normalizzata, come dire, il riordino di un marciapiede o di un angolo dai rifiuti. A me sembra una cosa, come dire, che ci conferma che siamo lontani mille miglia, diciamo, da un tentativo di normalizzazione, insomma. Ecco. È tutto un consigliere di maggioranza, un consigliere uscente. E nell'ultimo periodo hai una posizione critica. Ci puoi raccontare cosa è successo? Ho preso una posizione abbastanza critica e mi hanno visto, voglio dire, sono passato, ho lasciato la maggioranza nell'ultimo consiglio comunale insieme ad altri colleghi, perché da un bel po' di tempo, diciamo quest'ultimo quinquennio, a me il secondo mandato, quindi quest'ultimo quinquennio in maniera particolare, abbiamo avuto una flessione importante dal punto di vista della partecipazione e su quelle che sono le iniziative realmente pratiche che i consiglieri comunali dovevano mettere in campo in città. Io ho sempre detto, e l'ho detto nell'ultimo periodo, l'ho detto anche al sindaco Napoli, che noi dobbiamo tornare ad essere una città normale, una città che innanzitutto parte dalle cose base, cioè voglio dire dalla pulizia, dalla manutenzione, dal verde pubblico. Dobbiamo cominciare a riprendere un secondo quello che sono state un po' gli assi nella manica anche negli scorsi decenni dal governatore De Luca e quindi da tutta la squadra che aveva con sé vicino. Io ho trovato in questo periodo proprio un calo su questo aspetto, e sinceramente credo che ben vengano i grandi progetti che possano dare nel lungo periodo una trasformazione urbana ed economica alla città, ma allo stesso tempo dobbiamo renderla e dobbiamo fargli mantenere uno standard qualitativo sicuramente migliore di quello che abbiamo. Noi incidiamo come consiglio comunale e come consiglieri comunali da maggioranza per tanto tempo nelle piccole cose, cioè siamo i terminali, siamo coloro che poi parlano con il cittadino tutti i giorni, tutte le mattine, avendo anche una posizione, la mia, voglio dire, come attività commerciale, quindi c'è un flusso continuo di persone con cui si dialoga durante la giornata. Grandi cose che vengono chieste sono le cose, voglio dire, che dovrebbero rientrare in una manutenzione ordinaria della città. Quindi dobbiamo ricominciare, dal mio punto di vista, si deve ripartire da questo,
per poi immaginare i grandi progetti, le nuove idee che possano essere realizzate da qui a 10-15 anni e soprattutto rivedere un secondo quello che è un discorso più green, se mi consentite la parola, e fermarci un secondo anche con il discorso della cementificazione. I servizi essenziali cosiddetti, perché si fa ancora tanta fatica, secondo te, che sei un esperto del settore, e soprattutto questa politica moderna a far capire che un servizio essenziale anche ad un ammalato terminale, anche un trasporto speciale per un ammalato di SLA e anche un centro per anziani per non farli sentire soli, cioè i servizi alla persona, perché non sono ancora definiti come servizi essenziali, secondo te, Rosa? Se dai centralità alla persona o e al benessere della persona, o piuttosto alla città, in quanto, diciamo, come dire, nel suo aspetto morfologico, chiamiamolo così, nelle forme della città, è una scelta si deve intestare, diciamo, la politica, il confronto, insomma, l'idea, no? Non l'esercizio dell'amministrazione vera e propria. Quindi di fondo non c'è una visione, ecco, di città. La città è l'insieme delle persone che la vivono, sono le relazioni che le persone mantengono e contribuiscono ad arricchire tra di loro, sono le persone con i loro bisogni e con le loro ricchezze. La politica si arricchisce e si mantiene sul consenso più o meno diffuso. I servizi alle persone, il riassetto di una città a partire dalla centralità della persona, diciamola poi tutta. Non è che muove grandi entusiasmi, non è che muove grandi consensi, non è che mobilita le folle, diciamo. A mobilitare le folle, a vivacizzare gli interessi, ad aggregare, sono per lo più gli interessi economici. E gli interessi economici, per poter muoversi intorno ai servizi alle persone, occorre che facciamo scelte di tipo scandinavo, insomma. Il benessere vero, che è quello che ti consente di superare anche le difficoltà, diciamo, di altra natura, è legato alla virtuosità delle relazioni e alla possibilità che i cittadini, quelli meno fortunati e meno dotati, possano esprimersi comunque al meglio delle loro possibilità. La costruzione del benessere, che parte dalla valorizzazione delle relazioni e della persona, finisce con l'esercitare un volano di sviluppo che noi neanche immaginiamo. Certo, se noi pensiamo nel nostro piccolo di Salerno che tutto il volano economico che ruota intorno ai servizi alle persone è l'indotto economico che determinano le società di servizi alle persone, o le cooperative anche miste, quello che vogliamo, siamo fuori strada. La società che si occupa di servizi alle persone, o se siamo orgogliosi dell'affidamento che facciamo alle cooperative sociali, spiegando anche loro, perché molti non lo sanno, che cosa c'è e quale mondo c'è dietro una cooperativa sociale, ti assicuro che le persone non ti dicono: oh sì, che bella cosa che state facendo o che avete fatto. Ti dicono: ma che dite, quelli sono dei mantenuti, sono dei privilegiati, sono sempre i figli dei figli, guadagnano un sacco di soldi a scapito di altri, non so se, sì vabbè, però quanto ci costano questi servizi? Il che, per la verità, per tanta parte è anche vero. Consigliere Mazzeo, ma secondo te il cortocircuito amministrativo quando è accaduto, quando è successo? È una cosa che è venuta fuori col tempo. Noi viviamo in un imbarazzo, c'è questa presenza, voglio dire, molto forte anche sul consiglio, sulla gestione di ciò che è stato fatto negli anni passati con le amministrazioni di Luca, che inevitabilmente hanno portato Salerno in uno sviluppo incredibile. Noi abbiamo avanzato una proposta di una holding più grande che possa inglobare un po' tutti i servizi che facciamo con le varie società miste, ma questo proprio perché per dare una riorganizzazione vera a quelle che sono le società. Il problema è che non possiamo basare e immaginare la nostra città solo su questo tipo di iniziative. Allora le società devono essere un momento importante, che devono dare una risposta forte nei servizi proprio per far vivere meglio una città, ma poi il nostro territorio ha bisogno di un'altra cosa, dal mio punto di vista.
una caratterizzazione su quello che deve essere l'investimento futuro economico della nostra città. Una proposta che facevo l'altro giorno era quella di mettere a Salerno a disposizione di grandi imprenditori, invitandoli qui, facendo vedere i nostri territori e capire in che modo investire sui territori. Abbiamo delle zone industriali che non esistono più. La nostra zona industriale è una zona industriale oramai inesistente e negli ultimi anni gli investimenti che sono stati fatti sono stati prettamente sul piccolo commercio o con i grandi centri commerciali. Immagino possibile su Salerno, sul lato turistico e quello del turistico congressuale. Non possiamo immaginare di avere una presenza a Salerno come i fruitori della costiera amalfitana o eventualmente del Cilento. Siamo una città che deve essere, è una città dove ci si può smistare, voglio dire, nei vari territori e visto le sue anche discrete dimensioni e la vivibilità che è abbastanza alta, voglio dire, piacevole, può essere una città a vocazione turistica. Luce Artista, fenomeno eccezionale che ha portato Salerno alla ribalta nazionale e internazionale, oggi va rivista. Noi dobbiamo immaginare a Luci d'Artista un qualcosa che sia anche un po' più di culturale e ci sono delle cose su cui possiamo lavorare. Se incominciassimo un po' a mettere qualche moneta in più sulle strutture tipo Castello Arichi, facendole gestire un po' meglio, immagino la Forte La Carnale, immagino creare dei percorsi che possano andare al Duomo, immagino il Museo Papi che neanche i salernitani probabilmente conoscono. Rimettere in sesto un attimo la Scuola Medica Salernitana, la Fondazione Ebris, Palazzo San Massimo, cioè si può creare un percorso anche culturale che può dare la possibilità a Salerno di non rimanere bloccata sul discorso di Luci d'Artista che sia un mordi e fuggi e che semmai qualcuno la vive più come un'ossessione di presenze di tanta gente e non come momento economico importante per la città. Ecco, ci sono le iniziative e le proposte. Avvocato Masullo, che idea di città tu hai e vuoi trasmettere ai tuoi nipoti, che so che cresci personalmente? Immagino che sentite anche l'eco in questo momento, no? La mia città ideale è una città nella quale, diciamo, c'è un rapporto cittadini-istituzioni estremamente libero, leggero, diretto. Non ne apprendo mai dall'amministrazione nel suo insieme, che è vero che è abbastanza presenzialista, ma è presenzialista, diciamo, sugli spot, non sui disegni. Ma mi piacerebbe anche che ci fosse una classe dirigente, Antonello, che non assecondasse i desiderata di alcuni gruppi e di alcuni ceti, ma che osasse nel lanciare un'idea di città e nel realizzarla. Abbiamo assecondato sempre molto, la domanda che veniva, diciamo, da pezzi della città, però, non dalla città nel suo insieme. Lo sviluppo urbanistico che stiamo registrando in questi ultimi anni, questo consumo, eccessivo, a mio avviso, di superficie, no? Di area, e mica nasce da un bisogno dei cittadini nel loro insieme, risponde ad una sollecitazione che proviene dai gruppi, diciamo, che hanno interesse alla edificazione e alla rendita. Questa cosa ce la dobbiamo dire con grande semplicità, ma non abbiamo fatto un ragionamento, per esempio, sulla eliminazione di fabbricati fatiscenti. Quindi noi non recuperiamo niente, poi è inutile che diciamo ma siamo una città verde perché abbiamo fatto il parco del Mercatello, perché poi faremo il parco qui, il parco lì. Il dato vero è che abbiamo le aiuole di plastica, questo è il dato vero, e in paradisi, veri e propri paradisi, parlo per tutti, il famoso paradiso di Passera, abbiamo immaginato migliaia e migliaia di alloggi, peraltro anche di una edilizia abbastanza, diciamo, modesta nell'insieme, no? Certo non è questa l'idea che io mi ero immaginata per i miei nipoti, certamente non è questa. Si è cantato vittoria per aver immaginato, bellissima cosa, di individuare delle aree da assegnare ai cittadini o per orto o per quanto altro. Io ho adottato per un anno l'aiuola
nella rotatoria di via Corenzio, via Vito Lembo. Io dovevo scendere con i secchi dal mio studio per innaffiarla, perché non c'era una presa d'acqua. Consigliere Mazzeo, ti ricandidi? Vediamo, credo di sì. In questo momento, voglio dire, la mia attività politica è dinamica, quindi credo che sono di nuovo in campo, a meno che non si fanno delle valutazioni diverse insieme ai colleghi e si sceglie un percorso diverso. Io penso che la politica non si fa soltanto candidandosi, la politica si può fare in tanti modi. La politica si fa nell'associazionismo, con l'associazionismo, la politica si fa sana, naturalmente. Si fa all'interno delle istituzioni, la si fa, secondo me, anche tutti i giorni, dialogando con le persone in maniera normale, anche non ricoprendo dei ruoli istituzionali importanti. Io sono una persona che è a disposizione del cittadino, d'altronde vivo la mia città sul marciapiede, quindi parlando e dialogando con tutti. Mi piacerebbe solamente incidere un po' di più da amministratore e da cittadino per rendere il nostro territorio più carino, più appetibile, più anche più coccolato lo stesso, e quindi cercare di dare dei segnali importanti. Che cosa vogliamo farne di questa città e che tipo di orientamento gli vogliamo dare? Se abbiamo le zone industriali, sono industriali oppure no? E se sono zone industriali, noi dobbiamo pretendere che gli insediamenti che ci devono essere all'interno devono essere a norma di legge e devono essere quantomeno impattanti possibili per le persone e per il territorio. Ma escluderlo ogni volta o trovarci come il cane che si morde la coda, facciamo una cosa e poi il giorno dopo ne dobbiamo discutere di nuovo e ne dobbiamo fare un'altra, questa cosa non. La città che io penso per i miei figli, lo voglio dire anche io perché ho dei bambini piccoli, è una città a misura d'uomo, che devo dire la verità, perché poi ci sono delle cose negative, ma possiamo anche dire che questa è una città che permette ai ragazzi anche di un'età estremamente avanzata di poter uscire con grande tranquillità, una città abbastanza sicura. Se a questo incominciamo ad avere un orientamento diverso su quello che deve essere il futuro, può essere veramente la città fatta per noi, voglio dire, quarantenni e soprattutto per gli adolescenti in questo momento e i ragazzi del futuro. Una delle cose su cui si deve puntare assolutamente è portare anche l'università di Visciano con delle didattiche distaccate in città, che può permettere un'esplosione anche sul discorso turistico studentesco. Penso agli Erasmus, che devo dire la verità sono molto presenti nella città di Salerno, e Salerno è una città estremamente gettonata. Oggi contiamo più o meno ogni anno circa 250 ragazzi che stanno per 6 mesi qui sul nostro territorio. C'è una tua ricandidatura in campo? Assolutamente no. La politica si può fare, come diceva il consigliere Mazzeo, anche fuori dal palazzo. Forse a questo punto è meglio. C'è una stagione per tutto, Antonella, c'è una stagione per tutto e per tutti. Io credo che la mia è, diciamo, abbondantemente superata. E poi le candidature, come dire, insomma, uno la può considerare se qualcuno te lo propone, ma chi vuoi che venga a proporre a Rosa Egittima solo una candidatura? Va bene, va bene. Penso che... Allora approfitto io, lo dico adesso in diretta, poi proverò a farlo anche in privato. Ci voglio essere cortese, voglio rispondo alla sollecitazione di una signora, come un invito ad un valzer, diciamo. Certo. Grazie, dottore Mazzeo, grazie. Io vi ringrazio. Auguri invece per la, diciamo, per la, chiamiamola avventura, insomma, per un percorso, diciamo, che io... sono certa sarà, come dire, comunque gratificante, voglio dire, no? E poi sarà anche ricco di piccole e grandi soddisfazioni e anche di, come dire, di sacrifici, ovviamente, insomma. Sempre. Quindi io vi ringrazio della partecipazione, ringrazio Rebecca Montagnaro, il nostro webmaster, Enzo Ciancio alla regia, la nostra Mariangela D'Acunto, capo redazione. In bocca al lupo al consigliere Nico Mazzeo e ci vediamo puntata, parleremo delle amministrative però per la provincia di Salerno.